Comunque, si va ragazzi, si va. Proviamo questo Snake Pass, nuova partita. Vai. Il sentiero per il paradiso, vai. Questo non lo nego, ma per dire la francese, par poppo chess. Va bene. Avevo capito che non ti piace. Ragazzi, sono troppo curioso di vederlo, perché dovrebbe essere con un sistema di movimento innovativo, eccetera. Noodle, mi chiamo Noodle. Il serpente, sono io, si chiama Noodle, mi sa. Noodle! Ungaretti, eh sì. Svegliati. Ragazzi, sono troppo curioso di provarlo insieme a voi, ragazzi. Ora, basta parlare di arte, di Mozart. C'è qualcosa che non va, il portale si è rotto. Ok, sì, sono un serpente che dorme. Se non lo aggiustiamo rimarremo bloccati qui per sempre. Dovrebbe essere innovativo, innovativo lui. Vedi, tieni premuto sinistro. Ah, vedi, se io muovo il mouse non fa niente. Se io clicco... Ok, allora, se tengo schiacciato il sinistro va. Oh mio Dio, aspetta. No. Allora, ok. Quindi se io schiaccio... No, porca... sì. Va bene. Se io schiaccio A e D, gira. Va bene. Cos'è sta merda? Non si sa. Se giro la rotella non fa niente. Ok, va bene. Per ora posso usare solo A e D. Credo che gli altri comandi me li spieghino dopo. Quel serpente mi sta ipnotizzando. Ma è fatto apposta che sia, che colpisca, no? Che sia tutto strano, il sistema di movimento, eccetera. Qua c'è della roba. Merda, è difficilissimo comandarlo. Aumenta la velocità strisciando a destra e a sinistra. Ah, se faccio il tunnel pazzerello, ok. Però io voglio andare a vedere questo cos'è. Qua credo di dovere prima... Mi deve insegnare come fare andare in su, mi sa. Mamma mia, che difficile che è. Va bene. No, gira di là, mamma mia. Ok. È Snake del nuovo millennio. Ma è un casino. Aspetta che qua c'è della roba che mi voleva fregare. Oh, vabbè, che ansia quando fa. Che ansia incredibile. Fa vedere che anche lui c'ha la candida. Ragazzi, aiuto. Ok, e ora come faccio a disincastrarmi? Oddio, che fastidio! Ti prego, vai! Che fastidio! Mamma mia, ragazzi, è difficilissimo. Il serpente mongolo. Una moneta di Satana. Allora, andiamo. Mamma mia, no, perché sta andando in su? Perché sta andando in su? Vedi, ragazzi, quello di cui parlavano è che ha un sistema di combattimento, appunto, di combattimento, di movimento molto strano. Alza la testa. Ah, space, ok. Aspetta, possiamo anche andare là allora. Aspetta che voglio andare a prendere quella moneta. Non è possibile. Sono riuscito a bloccarmi, sì. Cioè, ce l'avevo fatta. Va bene, vai. Ok. Ah, cazzo, sono troppo lungo e pesante. Tieni premuto space per alzare la testa. Ole. Ah, no. Aspetta, ma c'è roba sotto? Cazzo, ma no, ma c'è una moneta. Come faccio? C'è una moneta là sotto, impossibile. Tieni premuto space per alzare la testa. Oddio, ma mi fa raccogliere tutto di nuovo. Ma sei una merda. Ok, facciamo che non mi metto a raccoglierla adesso. Ok, facciamo che non mi metto a raccoglierla adesso. Mi limito a raccogliere queste qua facili e basta. Ok, tanto ora ci metto un secondo, perché ora sono il re di questo gioco. So come muovermi, eccetera. Scendi. Vai qua. No. Ok, l'ho preso in qualche modo. Girati. Cazzo. Ok, libero. Monca S. Ma è difficile. Ragazzi, minchia, se non lo provo. Allora, io l'ho comprato per il semplice fatto che ero troppo curioso di vedere se era davvero così difficile, perché tutti dicevano che il sistema di movimento è difficilissimo. E volevo provare a vedere se era vero. Comunque questo qua è il checkpoint, ok. Ah, ma dai. Allora, facciamo così. Alza la testa bene. Bravo. Oddio. Pazzo.
Pazzo! Me ne mancano due, sembra. Speedrun? Eh sì, eh. Ma è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Niente rimborso. Non lo so, potrebbe meritare, eh. E comunque questo qua potrei giocarlo anche per conto mio una volta che mi tolgo sti esami. Dobbiamo trovare la pietra energetica e riportarla indietro. Ok, è lì, va bene, è lì. Si vola, eh sì. Vola, PogChamp, eh sì, eh. Ok, ne manca solo uno. Vediamo un po' cosa fa se lo prendo. Magari accade qualcosa. Ma monete ce n'erano 5, ne ho raccolte 2. Di combattimento, Megalo. Lei, ho sbagliato. Ho raccolto tutto, fai qualcosa di incredibile? No. Ok, però... eccone un'altra qua. Mamma mia. No. No, oddio. Oddio, c'ho io, cosa ho fatto? Avete visto? Ok. Ora, dobbiamo trovare altre... Un'altra moneta, sicuro. Ah, però mi sa che si può andare là. Mi sa che è là l'altra moneta. Vai, sali, bravo. No. Cazzo, minchia, ma il peso. Ez. No, ragazzi, vi assicuro che è difficilissimo. Bravissimo, PogChamp, grazie. Vi assicuro che è difficilissimo. Ma... dai che ce la fai. Dove siamo? È l'inizio? Ah no, è... ok, ho capito, sì. Ok, chiaro. Va bene, non ci interessa allora andare là. Che pro player, Ez. Quello è un serpente corallo. Ah, grazie per l'info. Il colibrì è anche bellissimo. Anche il colibrì è bellissimo. Ah, vedi, in ogni livello mi sa che bisogna trovare le tre pietre. Ora ne ho trovata solo una perché le altre due già... c'erano. Sì, ma a volte non sale, non capisco. Voglio passare di qua, fare la proata, passare nel vuoto. Il colibrì è Cardi B? Che cosa vuol dire? Ho già sentito il nome Cardi B, ma non so che cosa sia. Vai, vada. Cosa sta accadendo? Guardate, incredibile. Se serpente dematerializzato, splatter, incredibile. Ok, enter continua. Superbo, mamma mia. Siamo 100... E là. In live con più di 150 a quest'ora non accadeva da un bel po'. Grazie a tutti quelli che sono qua. Grazie mille a tutti. Scalata nel cortile, vai. Sapevi che Noodle è vegetariano? Non credo. Superbo, Dido C, sì, è abbastanza cringe. Dimmi, colibri di merda, c'è qualcosa che non va qui. Che oddio, no, dobbiamo controllare che il portale sia a posto. Che oddio, andiamo. Non dite cose no, che non ho mai detto. Ah, aspetta che qua mi fotte perché c'è per certo qualcosa qua dietro. Per certo. E invece, va bene, a posto, chi se ne... Se io schiaccio altri tasti come... Cosa fa? Premi di nuovo shift se vuoi che ti lascia andare. Ah, ma con shift mi prende il culo. Ma dirmela prima questa cosa. Magari altre cose mi venivano più facili. E a cosa mi serve per fare questa cosa? Comunque è figo, ragazzi, che non ci sia un tutorial per insegnarvi le cose. Dovete giocarvelo. Cioè, per insegnarvi le cose. Per imparare a giocare dovete giocarvelo. Aiuto, perché stavo andando così veloce all'improvviso? Monca mega punti di domanda. Sì, mi ha preso il culo all'improvviso quello lì. Vabbè, io me lo faccio prendere il culo ogni tanto allora. Ma che mi hanno chiesto più volte in live e cui non ho mai risposto. No, sì. Non sono siciliana, sono di Napoli e so parlare solo il dialetto napoletano. Come cadenza so fare solo il calabrese. Ah, non so perché pensate che io sia siciliana. Perché hai una cadenza fortissima. È solo per quello, Ciliati sul bambù per salire in alto. Ah, vedi, mi sta facendo vedere che devo... Vedi, mi piace questo gioco. È come i giochi... costa 20 euro. No, quando ho pagato io costava tipo... Costava 8 o 10, una cosa del genere. Perché sono così lento? Ah, perché devo camminare così. Dopo esce il 20 aprile, non so se ti piace il genere.
aprile, aspetta che me lo son perso. Il 20 aprile esce. Mi piace dare il culo, Zozzo. 10 poi God of War esce. Sì, mi piace tantissimo il genere God of War. Sì, mi piace dare il culo, intendo. God of War è uno dei miei giochi preferiti dell'epoca PlayStation, cioè dell'epoca in cui giocavo alla Play. E non ho la Play 4, però, ragazzi, quindi non posso portarvelo. Non ho la Play 4, ragazzi, solo per quello. Allora, qua dobbiamo allora accaparrarci sulle tegole qua. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, è difficilissimo. Ragazzi, è difficile. No, vabbè, ragazzi, è difficilissimo. Nata a Bergamo, cresciuta a Napoli e con una forte cadenza siciliana. La mia vita è più contorta di un enigma da 50 picarati con gli orologi carlini. Con gli orologi, esattamente. Esattamente. Dai che ce l'ho fatto, che ce l'ho fatto. Però devo andare a prendere quell'affare lì. Olè, fatto, ce l'ho fatta. Prendimi il culo, grazie. È utile per aiutare i bambini autistici. Allora, ragazzi, se non lo giocate, non potete capire quanto sia particolare, challenging e anche comunque tutto sommato divertente. Se esce su PC, no, non uscirà mai su PC, Ciberio, mai. È una super esclusiva. È come se facessero uscire su PC... una super esclusiva. Non mi stanno vendendo gli esempi, ok? Comunque, dato che Crash a luglio esce su PC, magari esce anche Spyro, chi lo sa. Aspetta che qua c'è un'entrata segreta per qualcosa. Ulla. Cos'è? Va, guarda i segreti, guardali. Comunque questo qua è uno di quei giochi fighissimi. Se siete dei completisti come me e volete raccogliere tutto al 100% per i trofei, no? Oh no! I grandi esempi. Eloquente, clap. In questo problema mancano tutte le cagate. Va bene, le prendiamo. Dobbiamo trovare tutte e tre le pietre energetiche. Ragazzi, è troppo bello, è rilassantissimo. E riportarle al portale. Ma quanto pleonastico, però. Bruttissima questa frase. Riportare al portale. E riportarle qui. Ma riportarle al portale è terribile. Guardalo. Ormai è in pro. No, cazzo, ho sbagliato. Vai giù. Ok. No. Sto cadendo. Prendimi il culo. Ah, dai. No! Ah, sto morendo. Prendimi il culo. Ok, forse ora ce la posso fare. Sì! Beccatelo. Mamma mia. Fantastico. Ragazzi, è bellissimo, altro che. Ok, qua devo per forza fare così, se no non riesco ad andare su. Non ci riesco. Dai! Dai! Sì! Ok, questo gioco per bambini autistici mi sta divertendo molto più di quanto mi aspettassi. E prendilo sto culo, infatti. Passo ore su una frase con il dizionario dei sinonimi in mano per non ripetermi e poi arrivano loro a riportare al portale a... Esatto, madonna che fastidio, esatto. Autismo e lulle. Stavo avendo delle difficoltà incredibili. Il serpente è autistico o negativo? Comunque, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Magari poi incomincerà a diventare un incubo i livelli dopo e vabbè, è normale, ma... Per ora è uno dei giochi più divertenti che abbia mai giocato in vita mia. È divertentissimo. Guardalo come plana sull'acqua. Ha un futuro da attore porno gay per ciechi. Meno male. Grazie. Speravo di avere proprio quel tipo di futuro, in verità. Grazie. Speravo con tutto me stesso. Vai. Ok, ormai ho imparato anche a fare questi qua. Guardalo, mamma mia. Ragazzi, comunque vi giuro è difficile. Io ve la sto facendo sembrare facile. Ok, dobbiamo andare di là adesso. Prima di raccogliere tutte. Ma le monete neanche una ce ne ha messa qua.
Lo sai che sono hanno fatto uscire un episodio di Rick e Morty? Lo sai che su Adult Twim hanno fatto uscire un episodio 501 Rick e Morty l'1 di aprile. Un episodio 501? Perché? Perché Carla si inventa sempre sto 501? Comunque no, non sapevo, ci darò un'occhiata, grazie forse. Non sapevo. Attorcigliati. Ma sì, l'ho fatto finora, dai, levati dalle palle, che mi annoi tu. Qua c'è il serpente bellissimo, guarda come mi attorciglio e come salgo, guarda. Vedi come si fa, vedi? Ecco, fatto. Ah, ma perché io continuo a schiacciare space anche quando non dovrei? Cioè, tipo, appena finisco di fare... Ecco, appunto, vedi? Vedi? Ok, c'è altro qua da raccogliere. Ma no, ti prego. Ma ce n'erano 5, davvero? Sì, ma questa qua è la fine, ragazzi. No, facciamo che lo proverò... No, minchia. Ci provo, no? No, ragazzi, mi cago. Semmai lo provo dopo. Semmai finisco il livello. Perché sennò devo raccogliere di... Devo raccogliere tutto, sennò. Tutto, ancora una volta. Premi destro per tenerti fuori. Ma dimmelo prima! Cioè, aspetta, Quindi, se ora schiaccio destro... Non capisco cosa sto facendo. Ah, mi schiaccio praticamente, ok? Anche per non cadere, tipo. Fallo. La fine. Do it, lul. Va bene, lo faccio. Okay. Prendimi il culo un attimo, che qua se no non riesco a salire, grazie. Ma ce n'erano 5, ma... Cioè, non ma so ne ho trovati 2. Ma a me sembra che il serpente goda come un porco. Hai per lui. Non so perché, ma a me sembra che il serpente goda come un porco. Ma può essere. Ma ce n'erano 5 monete, ragazzi. Ok, là ce n'è una. Dai, ma no, dai, non posso esserci 5 monete. Ma non c'erano mai. Non so se è una grande idea passare di qua, ma noi lo facciamo comunque. Per il per stringere, ma sì, me l'hai detto. Quanto bello questo gioco, Craigas. Ma sì, infatti è una bella alternativa anche a quelli che portiamo sempre. Questo qua è proprio l'opposto dei giochi che portiamo sempre, perché non è horror, è super rilassante. È abbastanza tranquillo, diciamo, no? Non è per niente come i giochi che portiamo di solito. Poi avevo visto, ecco, c'è un affare blu là. E ce ne siamo persi una, mi sa. Backtracking, lul. No, non lo faccio in live. Magari al massimo se lo voglio fare lo faccio per... Ah no, fatto. Al massimo se lo voglio fare lo faccio per conto mio fuori live, no. Sarebbe bello per provare con voi a prendere quella moneta, ma se muoio devo rifare tutto. Quindi io direi di prendere il coso verde, portarlo là dove devo portarlo e basta. Dai che ce la fai, bravissimo. Bravo, ma che bravo. Madonna ragazzi, ma sono troppo bravo. Vedi? Guarda quanto sono bravo. Ma guardami. Ma sono incredibile. Si schiaccia a destra. Sì, ma non si sta. Ma pare che sto volando. Che cosa? Ah, stava parlando di una serie TV, ok. Quindi io lo proverei anche quello a fare là, quel salto là impossibile. Però prima voglio mettere le gemme a posto, sennò devo raccoglierle tutte. Perché sennò davvero, ragazzi, è un casino. Chi è? Ok. Sennò devo raccoglierle tutte, ragazzi. Quindi ora andiamo a mettere... A farmi salvare il livello. Ok, al massimo posso fare un attimo una speedrun super, super, super veloce. E 2 monete, sì, ok. Enter, sì, ok. Oppure no, ragazzi, chi se ne facciamo il terzo? Perché manca poco alla fine della live, manca poco. Quindi chi se ne facciamo il terzo? Manca poco, ragazzi, è mezzanotte meno 3. Eccoci di nuovo qui. Splende il sole? Sì! Ok. Tira vento? No! Ah, sì. Non mi sembra, però ok. Gli uccellini cant. Aiuto? Monca mega, cosa succede? Non ho capito. Che cos'era quello? È passato un uccello gigante, quindi.
Ha tolto le pietre, ha chiuso il portale, dobbiamo riaprirlo. Ma sì, ma come abbiamo fatto finora? Ma perché ti spaventi, ti gasi? È un'ora che stiamo facendo sta roba. Quindi si va. Ma perché sta serpe sta raccogliendo le cose di... è obbligata dal colibrì che lo sta chiaramente sfruttando. Cazzo cado. Ma perché vedi un casino? Perché... Olè, fatto. Okay. Sì, comunque è vero, ogni tanto sembra troppo che gode. Ma cos'è il meteo? Allora, dato che manca poco, questa volta mi concentro solo sul raccogliere le gemme. E poi le sfere blu le cerco di raccogliere tutte bene. O un'altra volta o per conto mio. Sì, ma che bordello. Voilà, ok. Ora ho anche... ma c'è una moneta d'oro qua. Così facile. E là c'è un'altra moneta blu, vabbè, possiamo prenderla. Mi cade il cazzo. Come, Fede? In che senso, Fede? Non ho capito in che senso ti cade il cazzo. Vai su. Madonna, se mi sto attorcigliando male. Mi sto attorcigliando male. Oh, sto per morire! Rafforza la stretta, ma non dire. Aspetta che sopra la porta c'è qualcosa. Sopra la porta c'è qualcosa. Dai, ma sta cazzo di faccia che si incastra. Ma dai! Ok, ce l'ho fatta! Ok, c'è una moneta d'oro, mica se la manco però. No! Ok, ce l'ho fatta. L'ho presa. Ah, guardalo! Mica come soffre quando cade. Saved PogChamp. Ragazzi, ormai sono bravissimo, eh. Comunque, ragazzi, mi ricorda troppo i platform vecchia scuola. È bellissimo che non ti prendono per mano. Oddio, che bello, c'è uno scivolo! Che non ti prendono per mano, no? Ma ti dicono tipo... Senti, i comandi base sono questi, arrangiati. È troppo bella sta cosa. Ragazzi, Lodava che ha un sonno della morte e due interrogazioni domattina. Va bene, buonanotte. Oggi per ringraziarvi della compagnia. Ma grazie a voi. A voi non mi addormento più completamente sola ed è una sensazione splendida. Che buonanotte dolce. Buonanotte Pasquale minore di No! Minore di... Avevo detto che dolce, va bene, però vabbè, comunque grazie. Hai detto una cosa dolce, quindi grazie. Buonanotte. Allora, vediamo. Non mi serve rafforzare la stretta. So farlo così. Beccatelo. Peccato che poi cado come un pesce. E voilà. E c'è una moneta. Ok, ragazzi, questo livello mi pare un po' più semplice rispetto agli altri. O sbaglio? In quanto a trovare le cose, no? Buonanotte, quindi ancora in generale a chi va. Stiamo facendo tipo la speedrun stavolta. Ma basta rafforzare la stretta, stai zitto. Ma fa anche i versi orgasmici. Sì, comunque è vero, il serpente un po' gli piace a quello che stiamo facendo. Non posso dire che effettivamente sembra essere indifferente. Sembra molto felice di ciò che stiamo facendo. Ma tanto felice, eh. Ok, comunque il trucco, ragazzi, è farlo camminare sempre a zigzag, perché sennò rallenta tantissimo. Allora, là c'è lo scivolo e ci andremo dopo. Mica, non mi serve rafforzare la stretta, non mi serve. Sono già troppo bravo così. No, aspetta, ok, vai. Sali, bravissimo, mamma mia, mamma mia. Il fenomeno. Cazzo, ok, si può ancora fare, Saved. Saved. Ok. Sì. Saved as fuck. Fenomeno Omegallul, eh sì. Ok, questo qua è stato istantaneo. Prendiamoci questo. Andiamoci anche a fare lo scivolo, please. Ma che bello! Cosa sto vedendo? Ma perché? Ma perché? Ez, stringi con il tasto destro.
Ma perché? Sai perché continua a non stringere? Perché non capisco a cosa serva. Cioè, sì, ho capito che stringe, ma non ho capito in che modo io traggo giovamento dal fatto che lui stringa. Cioè, ho capito cosa voglio dire? Cioè, ok, sì, stringo, ma a che pro? Questo intendo dire. Ok, anche questa l'ho presa e mi pare che non ce ne fossero altri, quindi possiamo andare via da qua. Vabbè, senza farla apposta siamo anche saliti, ho visto anche una bella moneta. Save at PogChamp. Eh sì, ragazzi, ormai sono troppo bravo. E si vola. Aiuto, troppo. Minchia, quanto è partito. Mi manca una moneta e qualche gemma blu. Va bene, ci dovrò guardare stringi, bene fuori stringi. Dalla live. Stringi, cap. Sì. È andata. E anche questa è andata. Bello, un grande acquisto. Ve lo consiglio molto, ragazzi. Ve lo consiglio molto. In che modo traggo giovamento dal fatto che lui stringa K Pride? Voglio solo controllare una cosa. Vedi che qua dietro c'è la roba, vedi? Me ne manca uno. Ok, di coso blu me ne manca solo uno. Le monete qua non ne sto vedendo, merda. Va bene. Poi le cercherò. Olè. E vengo distrutto da un raggio della morte. Siccome ho sempre giocato su console, ogni quanto tempo ci sono gli sconti su Steam? Allora. Ho sempre giocato su console. Ogni quanto tempo ci sono gli sconti su Steam? Allora, gli sconti su Steam sono imprevedibili, nel senso che non puoi mai sapere quando ci saranno i pro. Ma è un gioco per l'unica cosa che puoi prima sapere è che allora gli sconti sicuri di Steam sono sempre quelli estivi.